rapimento valisa tra angoscia e speranza. I due colleghi spariti in Libia assieme al Piacentino sono stati rilasciati, ma ancora nessuna notizia del tecnico di Cadeo. Grande apprensione in paese, il ministero conferma, lavoriamo per risolvere la situazione. Insulti su Facebook, denunciata. Una piacentina di 36 anni, multata dai vigili urbani, si è scagliata contro la polizia municipale sul social network. L'accusa per lei è diffamazione. Abusi su minore, condannato a 10 anni. È la pena inflitta al 67enne accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote della convivente. Ciclista ferito a Niviano. L'uomo era con un gruppo di amici quando è caduto a terra sbattendo la testa. È stato condotto all'ospedale di Piacenza dall'ambulanza. Gariga, lavori a pieno ritmo. Prosegue il cantiere per l'allargamento della strada di Turro. Entro fine mese dovrebbe terminare il tratto sulla strada sterrata. Calcio e volley, colpi di mercato. Il Piacenza Calcio ha acquistato Redaelli, Ruffini e Orlandini. Al Copre Lior arriva l'opposto francese Robert Page.